Ho letteralmente accantonato Marvel Snap per una settimana. Perché? Perché mi sono rotti con gli... No, a parte gli scherzi, non avevo molti stimoli con la spotlight di Maccare. Ieri entro, vedo le ricompense dell'evento di 7 giorni che hanno messo per la prima volta i bordini, che io già ho messo il mio primo bordino. A chi gliel'ho messo? A Loki? Esatto, perché ci stavo con la carta. Guarda quanto è bello. Bello, se me li regali sempre i giochi, sono molto soddisfatto di questa cosa. E oggi giochiamo il Silver Surfer. Dici che cosa c'entra? Non c'entra assolutamente niente, ma il Silver Surfer è un mazzo forte in questa settimana. E devo dire che questo mazzo mi piace particolarmente, ma non solo perché c'erano carte che alla fine hanno messo nel corso del tempo ad evolvere il Silver Surfer, ma abbiamo anche delle bellissime carte come Red Guardian e Nocturne, che sono delle bellissime tech. Ci abbiamo anche Gladiator e la Mockingbird, in qualche modo sperando di trovare Brood facendo Sabine Man, robe, capito? E poterla giocare. O stavo sbagliando mazzo, stavo giocando il Destroy. Dai, gioco, fammi ritornare la voglia di giocare a questo maledettissimo Marvel Snap. Dai, che poi stasera ci abbiamo anche le spot. E io spero. Io quante chiavi ho? Dovrei avere tipo due o tre di chiavi, quindi io voglio Bastos in qualche modo. Raga, vi anticipo che io la patch di stasera l'ho già letta, me la sono spoilerata e non vi aspettate niente di che. Noi facciamo le robe a due a due, capito? Una patch è buona, l'altra... Mi stava cadendo il microfono. Madonna, questo è il figlio di puttana di Ben Bro. Non parlerò male mai più delle patch dopo questa roba. Dai, vai, Gladiator, distruggimi qualcosa di interessante. Non Cable. Mi ha pescato una carta, spero che non si sta parlando di... Vabbè, oh. Bello fare blink, però, eh. Ma mi sa che io continuo a prendermi la roba, capito? Già al turno 5 posso giocare due carte a 6, a 3, sorry. Capito? Gli butto la Mockingbird qui e poi valutiamo. Lui è un Loki, farà Loki. Ma che fai? Perché Juggernaut, fratello? Ma sei un po'... Bello, Silver Surfer! Vabbè, io intanto Sebastiano più Silver Surfer lo faccio. Cazzo. Vabbè, allora, siamo messi bene al centro, perché lui al centro non può giocare nulla, visto che ha fatto Loki. Il problema è uno. Il problema è che come cazzo vinco io, ragazzo? Proviamo. L'unica cosa che mi viene in mente di fare, non ha senso contestargli a destra, perché non ho letteralmente le carte per contestargli, ma in qualche modo dobbiamo farcelo. Allora, lui può giocare, facendo Loki, 3 carte a 3, scontato di 2. Quindi... Io spero che non gli abbia dato Sebastiano più Silver Surfer più Brood, tipo ste robe così, che letteralmente è follia. Però non c'è niente da fare. Comunque Loki rimane sempre una bellissima idea di mazzo. Perché con tutti i mazzi che ci stanno, con tutti i mazzi che tornano nel meta, questo è il mazzo che se tu lo prendi, se ti gira bene Loki, puoi permetterti di counterare il mazzo del mio, ovvero il mazzo contro, con il suo stesso mazzo. È follia sta roba, molto bello il Loki. Però, fratello, che dobbiamo fare? Cioè... Ok, vai. Giocato letteralmente solamente una carta? Non mi dire che quello è Shang. Vabbè, ma sai che Shang porta una sega? Brood. Sebastiano, quello è Silver Surfer, ok. Non ce la fai. Mi dispiace. Quattro cubetti. Assorbimento ci ha salvato, ragazzi. Allora, comunque questo mazzo, questa lista che ho trovato io, non gioca neanche Wong, non gioca Sera, non gioca nulla. Metti anche la Mockingbird, che comunque, se ci pensi... perché gli ultimi Silver Surfer che io ho giocato, giocavano sempre o Sera, giocavano anche uno Wong, vabbè. Wong era perché c'era quella variante di merda del Silver Surfer tossico. Non sono amante di Killmonger e Nova all'interno del Destroy. Però l'ho provato prima e in qualche modo mi ha salvato un po' di partite Killmonger. Perché mi capitavano un sacco di cagù. E dammelo prima, Forge, maledetto. Vabbè. Abbiamo Brood da fare, abbiamo Sebastian Shaw, va bene. Il doppio Sebastian Shaw poteva essere buono, ma... E lui è partito a bomba. Cerchiamoci la Mockingbird qui, dai. No, vabbè, il teatro del tempo gli ha dato il doppio a Brood. Questo è male. Bello Red Guardian qui, però che gli tolgono, va. Vabbè. È l'unica cosa che mi viene in mente di fare, comunque. Bruttissima storia. Un Silver Surfer che c'ha Shang. Si merita veramente di essere messo in perpendicolare. Ah, ma io ho perso, raga. Io ho letteralmente perso, io non riuscirò mai ad essere, capito?
Meno che io non riesca a fare questa cosa e prendermi la prio con Sebastian Shaw che perde più 3 di energia. Ma non lo so, non me la... Cioè, la collo, sì, per 2 cubi, ok, ma secondo me è persa, perché lui c'è con Silver Surf, fare un botto di punti. E... Red Guardian... C'è il mio stesso mazzo. E non ce la faccio. Ne siamo usciti fuori in una situazione veramente di merda. Vai, prendi tutte ste robe. Guarda quante cose devo riscattare. Dammi roba. Ora, qual è il punto? Il punto è che a me piace. Cioè, nel senso, sarei solamente un coglione a dire che sto mazzo è una merda. Cioè, però, e se vedete comunque giocando il Silver Surfer attualmente... Oh, Silver Surfer lo sto sempre trovando, tranne il game precedente. Perché letteralmente il difetto principale di un mazzo del genere è proprio Silver Surfer, perché si basa molto su pescarlo e giocarlo, perché abbiamo anche Absorbing Man, possiamo fare roppe, capito? Però in qualche modo, vedendo anche le tech card che ci abbiamo un po' di variazione. Tanto giochiamo Forge. Abbiamo Forge più Brood, che mamma mia, è una combo bellissima. È combo bellissima. Dammi pure la Mockingbird e siamo a posto. Ma dammelo prima! Ma dammelo prima, Camartage! Vabbè, buono comunque, ci abbiamo come se fosse uno Wong. Uno Wong! Non mi dire che... Ok, perfetto. Allora, io spero che lui non mi faccia la white. Però si potrebbe pensare di fare una roba con la white. Allora, qui ci abbiamo la Mockingbird a 2, buonissima. Io farei Red Guardian, raga. Toglierei Angela. Via. Dimmi che quella è la white. La Mockingbird. Che gran cazzi. Vabbè, noi abbiamo snappato, ce la facciamo andare bene. E adesso facciamo Opsummer. E la facciamo qui, ci abbiamo 7 di mana. Poi che cosa mi interessa a me il 7 di mana? Nulla. Però, se ci dà Absorbing Man, col 7 di mana facciamo veramente tanto. Ma proprio tanto, ma tanto, tanto, tanto. E quello è il misterio, va bene? Raga, l'ho chiamato. Come faccio a non farlo? Ok che Sebastian Shaw mi dà più punti per contestare 3 location. Però è troppo bello. Se perdo... Non perdo. No. Non lo faccio. Che poi essenzialmente io non ho giocato per il semplice fatto che incontravo tanti Silver Surfer e non riuscivo mai a contestargli nulla perché mi rompevano. E mo sono finito a giocare in Silver Surfer. Era talmente semplice che lo può fare chiunque. Cosa vi aspettate di passo, raga? Che cosa vi aspettate? Che sarà un'ennesima carta che alla fine sarà giocata la prima settimana e poi sarà lentamente in una fase di decati. Va bene. Oppure sarà una bella cartina per farci qualche mazzo interessante. Angela, Red Guardian arriva subito. Però io non... capito? Non posso. Io butterei intanto Nocturne. Vediamo se riusciamo a prenderci la pio. Se c'è chi ti prende comunque... Dovevo fare Nocturne. Che mi interessa a me di Snowcard? Lui mi snappa, no, via. Mamma mia, che start aveva fatto il tipo. Bella cattiva. Ok, lab. Va bene. Dai, raga, dai. Manca poco. Manca poco ai clan. Manca poco anche a quell'eventino là di Deathpool là, con qualcosa lì che si può vincere Cassandra Nova. Arriveranno. Piano piano c'è una fase di rodaggio a pieno, ma arriveranno, dai, finalmente. Cosicché si spera che posso ritornare ad amare questo gioco alla follia come un tempo. Però intanto tu ti prendi un bel Brood. Lui è un altro Silver Surfer. Gioco Pop Summer là, il maledetto. Va bene. E diciamo che con la roba che ho Forge più Brood in mano non riesco mai a farmi Opsummer, capito? Ma vogliamo provare a farmi anche Assorbimento? Proviamo Assorbimento direttamente, vai, sono contento di sta roba. Proviamo un'altra combo. Poi c'è la Mockingbird da 1, ma scherzi. Poi non riesco a fare Opsummer più Mockingbird. Ora io devo andare a giocare solamente una carta, io giocherei Sebastian, no, raga, e basta. Giocherei Sebastian e poi vediamo. Non so letteralmente cosa giocare. La Mockingbird me la tengo per dopo, magari. Ecco qua. Qui c'è Sera. Vabbè, oh, aspetta un attimo. Ehi.
Bravo, iscriviti al canale. Buona visione. Allora, io ho sempre questi dubbi ambletici. Io non credo, cioè, io penso che la calcola come carta a 5. Quindi, ok, fai sta roba e chi si è visto, si è visto. Dai, vediamo se l'abbiamo portata a casa. Ma lui c'ha se... E olè. E guarda, devo giocare la Mockingbird verde in mezzo, guarda. Non c'ho neanche Silver Surf. Qui, questa l'abbiamo, mi sa, molto persa. Vabbè, tu vai a... Comunque 14 punti sono buoni. Brood. Nova. Monger. Olè. Dai, abbiamo perso a sinistra. Per un punto, guarda, non ci voglio credere. Avessi giocato la Mockingbird al centro. Vabbè, Castello Blackstone, intanto... No, qui per prenderti, capito? Bravo, 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 bravo. Poi io gli butterei Nocturne, chissà quale... No? Al centro. Buttiamo Nocturne qui, allora. Ci prendiamo ancora... Continuiamo a prenderci il più uno, perché letteralmente quello sarà Jeff, esatto. E adesso vediamo il da farsi. Vabbè, frate. Vabbè, dai. Vormir più Regno dei Morti, comunque un bel duo, eh. Red Guardian. Togliamogli Jeff subito. Ok. Lui c'ha Red Hulk, va bene. Lui deve distruggere per forza qualcosa, come io anche. Madonna, la Mockingbird. Se io continuo a prendermi la prio, io dopo posso giocare a due carte a tre. Letteralmente. Ok. Lady Sif. Frate, questa è un'Ela? Ma da quant'è che io non vedevo un'Ela in questo videogioco? Killmonger più Sebastian. Io sto pensando al turno 6, raga. Se non abbiamo Silver Surfer, qui non la raccontiamo. Perché, ok, che... Che c'ha lui da fare? Ma lui c'ha Praela, capito? Quello è Ghost Rider, tipo, come minimo. Che prende Magneto e che mi sposta tutte le mie carte lì. Compresa Nocturne che gli switcha la location. Non posso più, capito? Dimensione Nur. Beh, fortunatamente che ho ancora la prio. Quindi dammi Silver Surfer. Niente. Vabbè, oh. Nel senso, mazzo discutibile del bro. C'è anche la Miss Marvel, non si sa come. Oh cazzo, questa è tosta. Se vedete il fumo, ho impiantato qui sotto tipo la roba che esce il fumo, capito? Quindi non vi preoccupate, non mi fate domande. Basilos Diablos. Comunque sto bro pesta, 952. Abbiamo comunque Forge sempre. Grazie. Abbiamo Forge, abbiamo Nova. Vogliamo fare una cazzata? Vogliamo fare Forge più Gladiator? Lo proviamo. Madre. Ma che cos'è Sanctum Sanctorum? Vabbè. Gladiator, dai. Proviamo a fare Gladiator sperando che la base distrugga la roba. Oddio mio. Vabbè, Dark Oak comunque. Penso che ha preso la carta più inutile che potesse distruggere Gladiator contro sto mazzo. A posto. Vabbè, ma lui come vince? Lui che avrà? Vabbè, io c'ho la prio, no? Red Guardian a sto punto, frate. Facciamo Red Guardian. Così che il lupo diventa lì e lui adesso si troverà con le mani legate perché il lupo non lo sposti. Grazie. Ma io devo giocare il Bite? Eh sì, perché una carta a tre mi bisogna. Un'altra carta a tre per chiudere il cerchio mi bisogna. Devo giocare per forza così, distruggere Nova, fare robe. Ok. Il problema è uno. Il problema è che come vinco io. Ma sto pazzo. Bella l'animazione di Beast. Questo è quello che posso fare io, che non basterà mai, ma noi ci proviamo lo stesso, perché alla fine che cosa può andare storto? No, io sto letteralmente pensando a quello che può giocare lui. Ok, li vinciamo. Può giocare Dark Oak. Ma io pensavo più che altro a uno Shang, capito? Ma non aveva senso, basta contare, maledetto, ma che fai? Ma sei 950, cazzo, e via. Comunque, però, è vero, questo mazzo questa settimana ha spinto di brutto. Cioè, quante partite sta vincendo in questo video? Non lo so. Tranne un piccolo retreat, perché alla fine l'avversario era partito alla grande. Vediamo adesso se ti concluderà al meglio, no?
Concludiamo al meglio il cerchio. Miniera di vibra. Bello, no. Oh, comunque c'è sta girando di Cristo. Cioè, sempre Nova. Nova e Forge sono le carte più difficili da tobeccare nei turni in cui ti servono, nei turni nell'indie game, capito? Nova sempre presa dal turno 1. Quasi. Forge idem con patate al sugo. Ok. Wakanda. Mamma mia. Mamma mia, l'abbiamo rischiata qui, eh. L'abbiamo letteralmente rischiata qui. Vabbè, via. Passiamo. Turno 3, che cosa gli possiamo fare? Nocturne. Angela. Serve Red Guardian. Se viene Red Guardian, godo. Addirittura. Silver Surfer. Se quel Wakanda, sai, lo vorrei un attimo togliere, però ce lo teniamo per il momento. Se no, ce lo teniamo. Fine. Dai, ma dammi Red Guardian. Ma dammi Red Guardian, maledetto. Vabbè, Sebastiano qui, Nocturne qui, magari. Ok. Si switch di nuovo, però ce le teniamo quelli. Big House. Ok, perfetto. Mysterio and City Pride, no? No, Jeff. Allora, ci abbiamo un sacco di mana che letteralmente ci ha salvato la vita. E io farei un attimo così. E poi c'ho Mockingbird più Silver Surfer da fare. Non è una cattiva idea, eh. Bisogna soltanto metterla in pratica. Non gli snappo perché alla fin fine pure lui può fare veramente tante robe. C'ha l'aprio lui, quindi vediamo. E io temo per... Vabbè, Atlantide ha già messo Mysterio, non lo può distruggere di Mysterio, quindi non può mettermi tipo un Red Hulk potente lì in mezzo. Visto e considerato, noi abbiamo la Mockingbird a 1, con Silver Surfer 4. Se mi dai pure Forge, godo. Cioè, è l'unica che posso giocare in tu. Vabbè, c'è la Mockingbird, ok. Ravonna, ok. Iron Man. Oddio, 38 punti mi sembra un attimo too much. Mi sembra veramente un attimo too much da arrivare. E che c'ha lui? Che cosa? Cioè, tipo a sinistra, lui come può vincere? Dici tu a sinistra, no, ma al centro già se l'è portato a casa. Deve solamente vincere. Deve solamente vincere a destra. Dici tu come la vince a destra? Bello, Gladiator. E a sto punto è il più forte Gladiator della Mockingbird. Faccio un punto in più. Eh sì, faccio un punto in più. Devo per forza far così e chiudere il game. Non arriverò mai. E non arriverò mai qui a 38. Siamo d'accordissimo su questa roba. L'unica cosa che bisogna contestare è destra, perché sinistra io non credo abbia le possibilità di vittoria. Sage 16. Dov'è? Dio mio! Che l'avesse messo sull'Atlantide, cosa sarebbe successo? Veniva giù tutto. Scalato di 500 posizioni così nel chill. Il Silver Surfer è un mazzo bello forte. Il mazzo di questa settimana. Però sapete che forse io la sera me la porterei dietro. Così.